Buonasera, un cancro di cuore a tutti voi, gay, lesbiche e froci di merda, che vi siete operate e operati in Italia e all'estero. In particolare però un grazie a chi fugge o è fuggito dalla nazione per prenderlo in culo, dato che qui rischiate la vita dalle nostre parti, grazie alla presenza delle squadre della morte, in tormentate aree di frociaggine. E ringrazio quindi sentitamente i cittadini di Torbella Monaca. Mi rivolgo soprattutto a voi questa sera, per lo stesso merdume del mio primo messaggio del 2006 e per tutti quelli che l'hanno seguito. Cercherò ancora una volta di interpretare ed esprimere sentimenti e valori condivisi, esigenze e bisogni che riflettono l'interesse generale del paese, naturalmente, guardando sempre all'unità nazionale come bene primario da tutelare e consolidare in questo spirito. Oberato di lavoro, però, secondo il mio ruolo, ahimè, datomi dalla Costituzione, e ancora più oggi, in questo momento di fervide elezioni politiche, verrà da me, naturalmente, un orientamento politico ben preciso. Votate la destra, mi raccomando. E il programma di governo, naturalmente, sarà prendere a zampate nel culo tutti i froci di merda, tutti i negri di merda, tutti gli extracomunitari di merda, perché puzzano e ledono l'integrità nazionale, e come soluzione dei suoi problemi per l'integrità nazionale è proprio questa, insomma. E naturalmente prendere anche sotto con la macchina tutti i falsi invalidi per la loro eliminazione fisica. E naturalmente questa soluzione di questi problemi spetta innanzitutto, ahimè, ai politici, che dovranno prospettare i loro programmi elettorali, naturalmente, per prospettarla ai voi elettori. E mosso piuttosto dal bisogno che avverto un'attenzione più attenta e partecipe della realtà del paese e di una visione di quel che vorremmo esso diventasse nei prossimi anni, parlo innanzitutto di una realtà sociale duramente segnata dalle conseguenze delle pensioni di invalidità. Ebbene sì, segnano una dura crisi nelle nostre tasche, e da 4 anni ci si confronta su scala mondiale e su scala europea che l'Italia è lo zimbello di tutti. Tradotto, da noi la crisi generale del 2012 è quindi dovuta alla frociaggine diffusa, extracomunitari ovunque, invalidi di merda da ogni parte. E io, visitando l'Italia, ho ben visto che c'è anche addirittura un'intera regione devastata da queste problematiche. Ebbene sì, è proprio la Puglia. C'ha un frocio come governatore e c'ha una marea di invalidi che supera di gran lunga il numero di tutte le altre regioni messe insieme. Allora, quindi lasciatemi dunque dire, ripetendo, giovani, donne, ragazzi, la fiducia in noi stessi è il solido fondamento su cui possiamo lanciare uno spirito guerriero di coesione, con senso pieno di stare insieme. Di fronte a tutto ciò e dello stare insieme, la comunità nazionale, ma soprattutto la famiglia, apriranno un nuovo anno, una nuova grande occasione di un grande banco di prova per il rinnovamento e il nuovo balzo in avanti che ha bisogno l'Italia. Si aggiungerà a chiunque investe un invalido, naturalmente, oppure investe un magrebino, ma soprattutto un frocio, chi si mette un palo nel culo. Questo vaffanculo il 2012, perché non è stato fatto. Trionfi quindi questa giustizia divina nel 2013, ma direi soprattutto, noi parliamo di giustizia terrena, perché capisce, non ci intendiamo, naturalmente. Ah, mi raccomando, occhio, negro, ebreo, froce, comunista, perché nel cuore della notte verrà sprangato. Arrivederci, un cancro di cuore ancora a tutti voi.